Trigoria, vigilia di Roma, Pate Boris o crocevia della stagione giallorossa. Un eventuale fallimento non sarà più tollerato né da un punto di vista tecnico né da un punto di vista soprattutto economico. Il futuro di Rudy Garcia dipende soprattutto da questa partita. Capitolo formazione, Gervinho e Sarasi sono andati con il gruppo, Liguoriano ha evitato gli scatti. In conferenza stampa il tecnico francese ha detto che è pronto ma non ha i 90 minuti nelle gambe, quindi si esclude che entrambi possano giocare in una partita intera. A questo punto la formazione si compone quasi da sola, considerando che Maicon dovrebbe rientrare e quindi Florenzi, Dzeko e uno fra Sarà e Gervinho in avanti, centrocampo intoccabile con Nainggolan, Pjanic e De Rossi, in difesa a ballottaggio per Rudiger e Castagno. Importante sottolineare anche il decisionismo di Rudy Garcia, che ha attaccato quasi ferocemente la platea dicendo che queste partite non si giocano, si vincono, e che domani la Roma vincerà e passerà il turno, e venerdì sarà l'urna che determinerà il sorteggio degli ottavi di finale a Nyon.